I podcast di La 7, ovunque con te. 8:30. Buonasera, benvenuti a 8:30. Buonasera, bentornato Franco Bernabè, manager e presidente di Acciaierie d'Italia. Buonasera Lina Palmerini, notista politica del Sole 24 Ore. Buonasera Alessandro Giuli, presidente del Museo Maxxi di Roma. E buonasera Nicola Lagioia, ancora per poche ore direttore del Salone del Libro di Torino. E proprio da lì ripartiremo subito dopo la pubblicità, dal Salone che ha fatto segnare un record di presenze e anche di polemiche. Subito dopo la pubblicità. Allora, Nicola Lagioia, intanto lei è ancora per poche ore direttore del Salone del Libro di Torino e lei oggi ha detto che questo governo può avere una virata autoritaria che non vuol dire fascismo ma un'altra cosa. Che cosa? Allora, mi avevano chiesto stamattina se questo è un governo fascista, ho detto di no, che non è un governo fascista, ma che ci sono alcune cose che danno da pensare. Cioè, per esempio, un governo dove i cui ministri parlano in maniera molto disinvolta di sostituzione etnica. Oggi il presidente Mattarella ha detto che la persona, non l'etnia, deve essere protetta. Un governo che considera chi non la pensa come lui, a volte come nemici o da epurare o da aggredire verbalmente o da irridere quando vanno via o vengono mandati via. Un governo che potrebbe mettere in discussione alcuni diritti acquisiti, penso appunto all'aborto, è un governo in cui alcuni cittadini hanno un po' paura di questo governo, e un cittadino non deve avere paura del proprio governo, ci si deve confrontare con più serenità. Quindi, siccome poi ogni governo deve essere sottoposto a verifica, non vedo perché non dobbiamo farlo con questo. Ogni governo presenta i suoi problemi, questi sono quelli di questo governo, e io insomma un po' attento ci starei. Li vede anche lei questi rischi, questi pericoli, dottor Franco Bernabè? Ma devo dire che tutta questa vicenda mi ha colpito l'inesperienza e in parte anche l'inadeguatezza di tutti coloro che sono stati coinvolti. Lei dice adesso nel di tutta questa vicenda di Torino, la vicenda del Salone del Libro di Torino, ma anche del Salone del Libro di Francoforte, perché tutto è incominciato col pasticcio di Levi e Rovelli. È finito con questa gestione, diciamo, molto dilettantistica di una contestazione, e la cosa che mi ha colpito ancora di più è stata la timidezza con la quale la classe dirigente politica, inclusa il segretario del Partito Democratico, non ha difeso la libertà d'espressione e il dibattito aperto e franco. Quindi io penso che qui ci sia un problema più di classe dirigente che non di contestazione. Lina Palmerini, sei d'accordo? Perché ricordiamo la ministra della famiglia e natalità Roccella di Fratelli d'Italia è stata appunto duramente contestata al Salone del Libro da un gruppo che insomma alla fine non l'ha fatta parlare perché se n'è dovuta andare via. Adesso poi chiederemo anche un lume ulteriore al direttore del Salone del Libro, ma insomma No, ma quello è stato sbagliatissimo, nel senso che ognuno deve poter esprimere le proprie idee liberamente. Le contestazioni ci possono essere, ma ci sono dopo aver ascoltato qualcuno, quindi ciascuno di noi deve essere libero di esprimere il proprio pensiero e anche di accettare le critiche, perché c'è un'altra tendenza oltre la superficialità e anche questo vittimismo dappertutto, a destra e a sinistra. Quindi
ognuno deve difendere la propria posizione e la propria idea. Dopodiché ho la sensazione che sia un gigantesco polverone in cui tutte le parti in causa, destra e sinistra, evitano di parlare di cosa sono capaci di fare e si concentrano su chi sono e sulle loro identità. Cioè, parlare oggi di questo tema del Salone del Libro, per carità, parliamone, approfondiamo, però nel frattempo ci sono delle persone che hanno perso tutto, c'è una regione che ha una parte del suo territorio in ginocchio, dove ci sono filiere produttive che dovranno rialzarsi, ed è una specie di anteprima anche dei problemi che ci sono sul PNRR, perché qui noi perdiamo degli appuntamenti che sono fondamentali, quindi è una trappola. Ci arriviamo, sì. È un problema di classe dirigente. Ma sono caduti tutti in un trappolone, a cominciare da Nicola Lagioia, che non se lo meritava perché ha fatto un bellissimo Salone del Libro, ha praticato la liberalità facendo parlare opportunamente tutti, c'è stato un convegno, un dibattito con Alain de Benoist, degli intellettuali di destra, ha invitato Eugenia Roccella, cioè lui, diciamo così, è caduto vittima di una trappola brutta da parte di figure intolleranti. E poi a cascata, secondo me, ci sono stati degli eccessi da parte di tutti. Osservo però che il rapporto tra cultura e potere è fondamentale anche mentre l'Emilia Romagna viene sommersa, perché comunque sia tutti stanno facendo uno sforzo per l'Emilia Romagna, ma era giusto che al Salone del Libro si dibattesse e si dibattesse bene. Dico che probabilmente esagera anche Nicola Lagioia quando dice che ci sono pericolose derive autoritarie, rischi di derive autoritarie. Laddove in realtà, voglio dire, siamo venuti da governi che hanno praticato, diciamo così, il loro esercizio attraverso DPCM per anni in uno stato d'emergenza. Oggi non mi pare che le destre al governo però si stiano... No. E poi se volete parliamo pure dell'ethnos, che ho delle cose da dirvi, però vi ridò subito la parola. Sono tutti vittime di una trappola che si poteva lasciar cadere là. Ecco, e la trappola è stata questa cosa qui, guardate. Dottor Lagioia, questa signora è una deputata di Fratelli d'Italia, ex sottosegretaria, che si è dovuta dimettere perché è stata condannata per peculato. Guadagna così tanti, guadagnava, devo dire, ormai praticamente Sprizza così soldi tanti da soldi. Tutti i pori, perché lei non è riuscito a neutralizzare, cioè è caduto, come dicevano poco fa gli ospiti in studio, in una specie di trappolone? Beh, guardi, dunque, la presentazione della ministra Roccella era nello spazio della... Ma i soldi li guadagna tutti questi soldi? Guardi, io guadagno 120, guadagnavo da domani in poi non più, guadagnavo 120.000 euro lordi a partita IVA e ho fatto guadagnare al Salone tutti questi soldi, sono ritornati moltiplicati per molti zeri sul territorio, ho visto il successo, devo dire, sorprendente del Salone in questi 7 anni. Ecco, ma se potesse tornare indietro, cosa farebbe di diverso per evitare questo incidente che onestamente si poteva evitare?
Guardi, faccio qualche puntualizzazione. Prima cosa, ovviamente il Salone del Libro desidera che chi viene invitato al Salone del Libro possa parlare, possa presentare il proprio libro. Questo mi sembra ovvio, però lo dico. Dopodiché è stato lo stesso staff della Ministra e la Regione Piemonte che appunto erano lì a chiedermi di intervenire. A quel punto io sono intervenuto per cercare una mediazione e come tutti quelli che si mettono in mezzo poi prendono mazzate da tutte le parti, nel senso che io ho detto ai ragazzi che contestavano, ho detto ragazzi fate una cosa, nominate un vostro delegato in modo tale che possa fare le proprie domande alla ministra e la ministra risponde, trasformatelo in un dialogo questa contestazione. A quel punto i ragazzi hanno detto di no, e mi hanno detto di no anche in maniera diciamo abbastanza accesa, dopodiché io sono andato via dal palco anche perché volevo parlare anche con loro giù dal palco e a quel punto quella deputata mi ha urlato contro, ma io non sono in servizio d'ordine del Salone del Libro, non ho questi poteri e non voglio avere questi poteri, io cerco la mediazione, il dialogo, non il manganello, quindi non so perché, e tra l'altro nel momento in cui io fossi stato più stentoreo e più aggressivo nei confronti appunto dei ragazzi, io avevo paura che gli animi sarebbero stati più accesi. Dico un'altra cosa però rispetto appunto a questi ragazzi, tenendo conto che rapidissimo, il Salone è stato inaugurato dalla seconda carica dello Stato, sono stato molto felice, Ignazio La Russa. La generazione di La Russa, da destra e da sinistra, queste questioni le risolveva picchiandosi, sparandosi per strada. Quindi possiamo dire almeno che c'è stato un progresso e una maturazione di questa generazione rispetto a quella generazione lì? Partiamo da questo presupposto e cerchiamo ovviamente il dialogo. Possiamo dire questo, Giuli? Ma certo, io infatti sarei per restituire la realtà alle sue giuste dimensioni. Non è successo niente di terrificante, fermo restando il fatto che impedire a chiunque, dal ministro al vicino di casa, la ministra, pardon, di parlare è un atto illiberale e intollerante. Stabilito questo, tutto il resto è chiacchiera di contorno, fallo di reazione. Io vorrei anche spendere una parola per difendere l'onorevole Montaruli. È tutto vero, però quello era un fallo di reazione. Quando si parla nel calcio della responsabilità oggettiva, no? Gli ultras tirano i fumogeni, la società paga. Un vantaggio dialettico è diventato invece, è passata dalla parte del torto. Ma cosa vuol dire vergognati con quello che guadagni? È un fallo di reazione, lo definisco. Difendere l'opinione di qualcuno non è che tu devi scivolare nella rissa, cioè appunto un vantaggio dialettico si è trasformato invece. Era tutto esacerbato. Ma è tutto esacerbato il motivo che dicevo prima, cioè perché si usano questi episodi per fare un grande polverone e non parlare di che cosa si è capaci di fare sulle questioni. Non era lì per parlare di Ravenna, era lì per assistere a un dibattito. Caos e tensione. Allora, hai ragione che c'è, è stata contagiata. Che si può e si deve, anzi, si devono accendere i riflettori sui rapporti tra cultura e potere, però bisogna dargli anche una dimensione alle cose, cioè non metterle in testa. Visto che ero io la parte in causa, hai problemi. Allora, mettiamola così, se all'onorevole Montaruli sono saltati i nervi, può succedere a tutti va bene, ci passo sopra, non c'è nessun problema. Se invece però è una linea politica, quello che se uno scrittore o un intellettuale viene pagato, allora è al servizio dei soldi pubblici che lo pagano, questa cosa non va bene, ma non credo che sia questo. Anche perché il Salone del Libro di Torino ha dei contributi pubblici, ma è privato, fermo restando che insomma non sarebbe un buon motivo per non garantire a tutti la massima libertà. Franco Bernabè, ecco, le chiedo prima di passare a quelli che Lina Palmerini e non solo lei chiama i problemi veri e dove non si riesce a verificare la capacità di fare di questo governo. Ecco, questo governo però è molto divisivo e questa destra è molto divisiva, soprattutto su tutte le questioni culturali, identitarie, quindi il paese in realtà si sta radicalizzando, polarizzando in modo pericoloso che comunque non fa bene a nessuno? No, ma io non credo che il paese stia radicalizzando, anzi il paese sta sopportando delle difficoltà con grandissimo senso di responsabilità e credo che abbiano ragione i nostri interlocutori a dire che di tutto questo si è parlato fin troppo. È un tema che francamente meritava una piccola dimensione all'interno dei giornali e poi la chiusura, perché è stato gestito male da tutti i protagonisti di questa vicenda. Quindi io direi il paese, lasciamolo stare, il paese dimostra una grande capacità
e resilienza, come diceva giustamente Rina Palmerini, come sta dimostrando anche l'Emilia Romagna in questi giorni. Quindi... Senta, dottor Bernabé, ma perché allora oggi il presidente Mattarella, parlando a Milano per i 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni, tra le altre cose ha detto che è la persona e non l'etnia o l'appartenenza a una nazione ad avere diritto di protezione. Che richiamo intendeva fare? Perché abbiamo sentito il ministro Lollobrigida parlare di sostituzione etnica e in serata lo stesso ministro a domanda ha risposto le parole del Presidente della Repubblica, non si commentano, si ascoltano, quindi almeno non si è innescata un'altra di queste polemiche che però insomma è su un tema molto importante. Perché il Capo dello Stato sente... Ma guardi, sente il... mi verrebbe da dire che io e lei, Lili Gruber, i problemi della sostituzione etnica li conosciamo bene. Sì, e, venendo dall'Alto Adige. Mio nonno, che era socialista, durante il fascismo, negli anni 30, fu costretto a andare via da Mariano Comense, dove era nato, e da dove si era sposato in Veneto, perché l'unico posto dove poteva star tranquillo era Vipiteno, dove è arrivato con 6 figli giovani durante il periodo dell'italianizzazione forzata dell'Alto Adige. Durante il fascismo. E chi rimediò al problema fu, come lei ricorda bene, l'accordo fra De Gasperi e Gruber, che... De Gasperi era una persona che conosceva bene i problemi dell'etnia ed era stato anche deputato del Parlamento austro-ungarico. Quindi era una persona che aveva nel valore dell'autonomia riconosciuto la forma che consentiva a 4 etnie, perché noi parliamo in Alto Adige, in Trentino Alto Adige, di 4 etnie, italiana, tedesca, cimbra, mochena, ladina, 5 addirittura. Ecco, ma ecco, perché lei mi... No, le dico perché il problema dell'etnia non è un problema banale. Devo dire che l'utilizzo di quell'espressione sostituzione etnica è stato del tutto inappropriato. Corretto. Ma che ci sia un problema di etnia e di riconoscimento dell'identità è un problema che in Italia abbiamo sperimentato ed è un problema che va riconosciuto e che è stato affrontato da una classe dirigente democristiana molto molto autorevole, in modo molto efficace. Giulio? Non bisogna rimpiangere l'impero asburgico per arrivare ad ammettere che sul concetto di ethnos si può discutere all'infinito. Dal punto di vista, diciamo, della cronaca politica, il ministro Lollobrigida si è corretto dicendo... Sì, però oggi il presidente Mattarella, ascolti, interrompo no, solo un secondo perché Mattarella, forse non sono stata chiara. Il presidente dice che la persona, non l'etnia, che ha diritto di protezione, dubbio. No? Cioè sono i cittadini, sono... Ma nessuno mi risulta che abbia detto gli unici che hanno diritto alla protezione sono riconducibili a un dato gruppo etnico. Sulla sostituzione etnica, ripeto, si è corretto. Il concetto di ethnos, che io personalmente non userei, dell'etnia però italiana lo ha fatto difesa, appellandosi a una omogeneità culturale linguistica attinta dall'enciclopedia Treccani. Non è che ha parlato di Blutenboden, no? Frau Gruber, Frau ha fatto Gruber un discorso... Ma chi sta minacciando l'etnia italiana? Ma intanto... Nessuno minaccia l'etnia italiana, che è un'etnia pluriversa, è un'etnia paradossalmente e felicemente già multietnica. È in discussione l'idea di preservare una coinè, qui facciamo sfoggio ormai di grandi vocabolari, linguistica e culturale di fronte a un'omogenizzazione, che vale per tutte le etnie, no? Dottor sì, Bernabé, vale per tutte le realtà, vale per tutte le sì, specificità e l'identità di questo immenso e meraviglioso arcobaleno che è l'Italia, che è l'Europa, che ma è sì, il Mediterraneo. Che un ormai conto è la cultura che esprime un popolo, un gruppo, un conto sono i diritti, le tutele, la protezione. Ma ci mancherebbe altro, che è una cosa però nessuno che invece, le contesta questo. Insomma, negli ultimi decreti sull'immigrazione
ha fatto molto discutere la questione della protezione speciale, cioè di andare a limitare, diciamo, alcune tutele per gli immigrati. Quindi io credo che lo sguardo sia quello. Dopodiché sono cose scritte nella Costituzione. Poi modificati da Giuseppe Conte, dal governo Conte, ve lo ricordate? Non è che furono avallati. Il Conte 1 c'era quello con Salvini, dove ci siamo, abbiamo visto anche già aveva rivisto, cioè, e comunque il Quirinale ha lasciato opportunamente, perché non c'erano vizi costituzionali, ha lasciato delle correzioni, con la sua moral suasion indispensabile. Quindi non siamo di fronte allo stravolgimento dello Stato di diritto, e per fortuna c'è il Quirinale che continua a ricordarci la differenza tra persona ed etnos e a ribadire dei concetti che sono invalicabili per il governo. No, a ricordarci Conte 1, la Conte 2, meno 1, meno 2. La Costituzione. Esatto, si chiama Costituzione. Ma nessuno si muove oltre la Costituzione. Dottor La Gioia? Guardi, a me tutto il discorso che dice Giuli sono condivisibili, ma io ho fatto un salto sulla sedia quando ho sentito parlare di sostituzione etica, mi scusi, se fosse anche un problema grammaticale correggiamolo per evitare qualunque tipo di fraintendimento. Non diciamolo più. Per favore, non diciamolo più, possiamo trovarci d'accordo su questo. Una moratoria che se scriviamo tutti. Bene. Allora, poi adesso credo che si sia convinto anche Lollobrigida, spero. Senta, dottor Bernabé, allora veniamo a quello, diciamo, alle urgenze che deve affrontare questo governo. L'ultima emergenza è quella dell'alluvione in Emilia-Romagna. Domani ci sarà un Consiglio dei Ministri dedicato a questo. Sappiamo che verranno stanziati 100 milioni, sappiamo anche che solo per l'agricoltura in Emilia-Romagna i danni sono stimati a oltre 2 miliardi. La destra e una parte del governo dà la responsabilità un po' all'ambientalismo ideologico, no? Viene chiamato. La sinistra risponde che il governo è poco sensibile ai temi ambientali. Ci dice che cosa bisognerebbe fare e soprattutto che cosa bisognerebbe fare subito per evitare delle tragedie simili? Ma guardi, c'è un ambientalismo che pretende che ci sia un originario stato di natura nel quale tutti erano più tranquilli, felici, la natura non era contaminata, tutto era perfetto, fatto salvo che a quell'epoca la speranza media di vita era di 36 anni. La zona colpita dall'alluvione era una zona alluvionale riempita dall'acqua fin da 2-3 mila anni fa. I romani furono i primi che incominciarono a bonificare il territorio e il territorio continuò a essere bonificato. Ricordiamo che Dante morì perché le valli di Comacchio erano infestate, erano infinitamente più larghe di quello che sono adesso ed erano infestate dalla malaria. Nel 1300, nel 1500, nel 1800 e nel 1900 si fecero delle enormi attività di bonifica dei terreni che protessero e consentirono alla popolazione che oggi sta in Romagna di vivere tranquillamente per un lungo periodo di tempo. Va fatto quello che ha scritto il presidente Prodi l'altro ieri sulla stampa, cioè vanno ripristinate quelle condizioni di agibilità del territorio in termini di intervento, di protezione civile, in termini di cura dei boschi, di cura del territorio. Del territorio in generale. Ma le voglio chiedere, siccome dall'anticipazione della bozza del governo di domani sappiamo che ci sarà la nomina di un commissario nazionale per le emergenze ambientali che deve coordinare le attività del governo con quello delle regioni, è quello di cui c'è bisogno? Ma se per commissario si intende dotare una persona di poteri commissariali senza interferire nella struttura organizzativa, perché adesso c'è la protezione civile, no? Esatto, quindi se il direttore generale della protezione civile viene nominato commissario, credo che sia una soluzione efficace. Se invece si moltiplicano le strutture, si rischia di creare un intasamento burocratico che aggrava i problemi invece di risolverli. Ecco, Lina Palmerini, questo è il solito grande problema dell'Italia, no? Sappiamo anche che verranno stanziati domani 2,5 miliardi per i prossimi 3 anni per la tutela dei bacini idrici. In realtà
i soldi, perché il problema è dove, da dove prendiamo i tanti soldi di cui ci sarà bisogno per l'Emilia Romagna. Allora, il PNRR non si può fare, i fondi di coesione, i fondi di solidarietà, quelli, questi non, ultimi non sono così tanti, quelli di coesione non riusciamo a spendere, insomma questo problema col rischio che poi allora, alla fine non riusciamo a combinare niente perché intasiamo tutto di iperburocrazia. Allora, intanto quello che diceva il dottor Bernabé, vanno fatti, cioè ogni volta che c'è un'emergenza noi ripetiamo la stessa cosa, vanno fatti. Cioè, le emergenze adesso non sono così rare, l'ultima alluvione e le ultime vittime ci sono state a fine novembre, mi pare, a Ischia, e lì a Ischia anche si è ritornato sul fatto che noi non abbiamo cura del territorio, che c'era una struttura che doveva occuparsi di queste cose e questa struttura è stata smantellata. I soldi ci sono, ma sono dispersi perché nessuno è stato in grado di spenderli e di utilizzarli. Quindi siamo allo stesso punto di partenza e adesso le emergenze sono molto frequenti, assolutamente frequenti, perché una ogni 6 mesi è frequente. Il tema, mi pare di capire, non sono soltanto i soldi, anche quello vedremo, perché i calcoli sono tra i 4 e 5 miliardi, quindi intanto 100 milioni sono esatto. Ma il tema è che questa è un'anticipazione della vera prova che ci aspetta, e che è quella del PNRR, cioè ci risiamo l'incapacità di spendere i soldi anche quando ci sono, Giorgia Meloni dice gratuiti. Non utilizzeremo, non chiederemo i soldi del PNRR per far fronte perché all'emergenza. Perché il PNRR è ancora, diciamo, un magma mobile, cioè dalla campagna elettorale in cui il centrodestra diceva che bisognava rivedere il PNRR, sono passati quanti mesi? Il PNRR non è stato rivisto, ecco, c'è ancora una trattativa, doveva arrivare la terza rata, vero? E la terza rata oggi la Commissione europea ha fatto sapere che è ancora in esame, la quarta rata è a fine giugno e mi pare di capire che siamo in alto mare. Ripeto, questo è un banco di prova importante, ecco, per l'Italia, perché se non è in grado di usare i soldi che ci vengono dati a fondo perduto. Dottor Bernabé, riusciremo a utilizzarli questi soldi del PNRR? Beh sì, una parte sono a fondo perduto, poi l'Italia ha voluto prendere sia quelli a fondo perduto che non. Tanto se prendessimo quelli a fondo perduto, ma lei pensa che ce la faremo? Perché tutti ci chiediamo se... Perché ricordiamo anche che, anche qui chiedo a un manager che è abituato a gestire anche emergenze di grandissime aziende. Siccome Giorgia Meloni ha voluto cambiare la governance del PNRR e sono stati persi mesi preziosi, 6 mesi poi alla fine, e quindi non si è pronti adesso a far fronte alle esatto, urgenze. E direi che quello è il frutto dell'inesperienza. Io mi sono trovato a gestire tante cose diverse, ma il principio che ho sempre seguito è quello di fare fuoco con la legna che trovavo. E quindi dove c'era una struttura organizzativa che lavorava, cercavo di evitare di cambiarla, perché cambiandola avrei ritardato enormemente i processi che erano in corso. Quindi il problema È stata cambiata, secondo lei? Ma perché questo accentrando poi tutto a Palazzo Chigi. Ma questa è la ragione per la quale l'Italia non riesce a spendere. Non riesce a spendere perché c'è un'instabilità dell'esecutivo che porta a continui cambiamenti nelle strutture organizzative e nelle strutture burocratiche, anche dovute alla infausta introduzione della regola dello spoil system da parte, tra l'altro, di un partito del Partito Democratico 20 anni fa. E quindi la continua sostituzione di governi con l'arrivo di persone nuove che porta alla sostituzione della burocrazia è letale per qualsiasi processo che voglia arrivare a delle conclusioni. E questo è il caso del PNRR. 4 governi si sono succeduti dal momento in cui il PNRR è stato negoziato. Per debito di verità, al primo campanellino di richiamo se l'è preso il governo Draghi, e il governo Meloni, che ha le sue responsabilità sicuramente, ha ereditato una lentezza che già l'Europa aveva segnalato al governo Draghi. E se non c'è riuscito poi il governo Draghi... cambiare tutto ha rallentato, insomma, ha fatto perdere del tempo prezioso. Molto però va detto, a onor di verità, va detto che Draghi si è trovato a gestire una situazione che lui conosceva bene
della cui complessità lui conosceva tutti i dettagli, perché lui è stato direttore generale del Tesoro e quindi conosce bene i meccanismi della pubblica amministrazione. Certo. E ha cercato, direi generosamente, di portare avanti un processo nel quale forse lui stesso non credeva. Ma da 1 a 10 ce la faremo a utilizzare, avere questi soldi? Beh, se, sia sincero. Purtroppo io penso che dovremmo rinunciare a una parte di questi soldi. Io penso che non ce la faremo, oramai è troppo tardi. Ci comincerà giovedì il Festival dell'Economia di Trento organizzato al Sole 24 certo, Ore. Parlerete e molto si parlerà anche di il futuro e del direte futuro. Direte che il Maxi sta facendo la sua parte. Il PNRR. Focus sarà proprio appunto il titolo Il futuro del futuro proprio sul PNRR. Ci sarà tra l'altro anche quindi da giovedì, Giorgia Meloni, la Schlein, da giovedì ministro a Trento, Fitto, Gentiloni. Quindi lì si farà un po' il Festival dell'Economia. Di a che punto siamo. Bene, allora vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro, perché sulla transizione ecologica la consapevolezza degli italiani in realtà sta crescendo, guardate. Per il 75% degli italiani il disastro in Emilia-Romagna è un effetto fuori controllo del cambiamento climatico. Ma questo non esclude due concause indicate dalla maggioranza, la scarsa cura nella gestione del territorio e la mancata prevenzione rispetto al dissesto idrogeologico nel nostro paese. Sono i primi dati che emergono dall'indagine realizzata dall'Istituto Demopolis. Le troppe alluvioni e frane degli ultimi anni hanno determinato una crescente percezione di insicurezza nell'opinione pubblica. Oltre i 2/3 degli intervistati, il 68%, temono i danni che l'acuirsi dei fenomeni climatici può provocare nel proprio territorio. Appena 1/4 non ha particolari timori per l'area in cui vive. Pensando all'ambiente nella scia della cronaca, per la prima volta gli eventi climatici estremi e il dissesto idrogeologico rappresentano il principale timore degli intervistati. Scivolano al secondo e al terzo posto l'inquinamento dell'aria, del mare e dei fiumi. Nella percezione dell'opinione pubblica, il drastico cambiamento climatico in corso è determinato prevalentemente dalle scelte e dai comportamenti dell'uomo e dei governi. Ne è convinto il 56%, per poco più di 1/3. Invece, la causa va ricercata nella naturale evoluzione del clima. I giovani appaiono i più consapevoli del peso della responsabilità individuale e politica. L'istituto diretto da Pietro Vento ha chiesto infine un giudizio sull'impegno dei leader mondiali nella lotta al cambiamento climatico. Solo 1/4 lo ritiene adeguato, il 31% lo valuta apprezzabile ma non sufficiente, il 44% lo giudica del tutto inadeguato. Prescindendo dall'eventuale possibilità di rimodulare il PNRR, il 60% degli italiani auspica un piano nazionale di investimenti pubblici per la messa in sicurezza del territorio. Siamo in chiusura, grazie Nicola La Gioia, grazie Franco Bernabè, grazie Lina Palmerini, grazie Alessandro grazie. Giuli, grazie spettatrici e spettatori, vi lascio Andrea Purgatori allo speciale Atlantide dal titolo Andrea, scandalo a corte. Quindi state con noi e noi come sempre domani alle 8:30. Arrivederci. Grazie per l'ascolto. Tutti i podcast di La 7 sono disponibili su www.la7.it/podcast.